Direttore, allora, sotto gli occhi di tutti la situazione difficile che viviamo tutti e sembra a volte mancare soprattutto la fiducia, sembra mancare soprattutto il desiderio di fare le cose. È incredibile invece che qui al Salone ci siano almeno 2500 aziende che continuano a investire su questo desiderio di fare impresa. Cosa ne pensa? Intanto tutto il settore esporta sostanzialmente quanto l'industria automobilistica tedesca. Grosso modo, è un segnale di fiducia, ma è anche un momento di orgoglio del nostro paese. Sono tante imprese, tanti talenti, tante persone che lavorano e bene tutti i giorni, che esportano un'immagine positiva del nostro paese. Insomma, dovremmo avere noi italiani maggiore consapevolezza di questa grande opportunità che ci è offerta. Il Salone del Mobile è organizzato anche nei giorni in cui c'era la famosa fiera campionaria. Ecco, quella fiera campionaria fu l'emblema, l'immagine e anche l'identità italiana degli anni della ricostruzione. Ecco, il Salone del Mobile è l'identità italiana degli anni in cui noi dobbiamo recuperare nel mondo un posto che ci appartiene. Abbiamo talento, abbiamo fantasia, abbiamo prodotti, abbiamo tecnologie, non abbiamo sistema, e questa forse è la nostra debolezza, ma abbiamo una quantità di operatori, e li si vede negli stand della fiera, che hanno fiducia, investono, e nonostante un paese che è purtroppo in una situazione difficile, ma anche dal punto di vista sentimentale cupa, insomma, nonostante questo vanno avanti, creano lavoro, creano occupazione e creano reddito. Allora è un salone, ma è anche un momento nel quale non si esce dal nostro paese entrando qui, ma si entra in quel paese che spesse volte è sottorappresentato. Qual è il contributo che i mezzi di comunicazione possono dare per favorire questo clima? Ma, insomma, è ovvio che abbiamo fatto tutto il possibile e quasi l'impossibile nel rappresentare, diciamo, e nel dare l'immagine di quello che rappresenta il Salone del Mobile e tutta l'industria del design, del legno, dell'arredo, insomma, del furniture in generale. Insomma. Dobbiamo raccontare di più delle storie esemplari, cioè passare un po' di più dai prodotti alle persone che stanno dietro i prodotti, e lì forse c'è un pezzo ulteriore d'Italia da scoprire. Grazie.